try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Queste settimane proprio mostrano un emergere di una costante difficile del cinema in fuori orario, che è quello del cinema italiano. Piccavano nelle settimane scorse, e continuano a essere così, prima tre film di Fabrizio Ferrario, e poi un film prezioso, secondo me, in quel senso sto parlando anche proprio di Splendere, di Brillare, di De Angelis e di Trapani. Più presto faremo anche, manderemo in onda un lungometraggio. Sono due cineasti giapponesi che diremmo reincarnati in Italia, in un cinema italiano, ma è veramente un cinema immediatamente distante, più giapponese di quanto sia giapponese il cinema giapponese, a parte che è assurdo di parlare di cinema giapponese così genericamente, e, nel senso che è un cinema che già sconta l'esotismo e quindi trova un Giappone non improbabile per presa in giro, per parodia, ma secondo me per troppa serietà, per troppa, credo troppo quasi sempre un senso positivo, troppo non è neanche abbastanza per quello che vorremmo, molto troppo. Allora, la penultimità dei film che avete visto, anche quello su Simone Weil, anche quello Santa Maria della Pietà di Roma, luogo che è diventato celebre al cinema l'anno scorso grazie o per colpa di Ascanio Celestini, ma non è una polemica tra personale né tra cinemi, però c'è una diversità radicali. Certo, qualcuno mi diceva, vedendo che aveva visto la sera prima un film di Ferrari, dice: sono uscito, sono andato a fare il bagno, poi sono andato in bagno e poi ho fatto il giro dei canali e ho ritrovato la stessa immagine. Ma è questo effetto di installazione a volte, che cerchiamo di evitare con Fuori Orario, no? di darlo come uno spazio troppo automaticamente segnato sempre in uno stesso modo. Ma invece, ecco, così va bene che sia vicino all'western ci sia la somma luce di Giornale Strobo o il nero, questo continuo trapianto di nerezza, bastano pochi secondi, se riuscisse a dare tutto il nero che ci può essere all'interno di un cuore, di un corpo, ma credo che sarebbe esattamente deflagrante l'effetto, come quello che diceva Buñuel dell'eventuale riflettersi sullo schermo bianco della luce del proiettore, lo spaccarsi del mondo di fronte, o meglio, in questa luce. Ecco, questi sono questi segni di cinema italiano che poi, cinema italiano che cominceremo a fare, che stiamo cominciando a fare in modo più organico del solito. Dicevo, di solito siamo quasi dei compagni di produzione, dei sodali o dei complici, come erano arrivati a De Bernardi, ma poi c'è il Griffi che con i suoi restauri, Anna che lo completò secondo una sua ipotesi di quello che doveva essere, un suo desiderio di essere in Fuori Orario in un certo modo invece che in un altro. Abbiamo seguito molto Scimeca, Martone, ma invece adesso l'idea è atterrare su degli asteroidi di cinema italiano già esistente, vedrete i film di Santini,
vedrete i film di Roberto Nanni presto, li vedrete a volte disseminati e a volte in una o due notti condensati, e di solito addirittura tutti e due, perché è il modo migliore, rincrociarli prima, rincrociarli dopo in simbiosi con film totalmente diversi, magari appunto un film giapponese, uno zoo, e poi invece trovarli confrontati a un Ebo e Ferrara. Cioè, è sempre tra l'altro un rischio, no? Per un cinema così che si dovrebbe difendere da solo, ma secondo me è giusto che rischi. E tra l'altro il fatto di mandare in onda è proprio per questo, ci saranno delle notti invece dove solo questi film verranno mostrati e quindi avranno un loro gioco più semplice, più semplice, mi fa ridere quando dico più semplice, sembra più semplice, ma nessuno immagine mai più semplice, soprattutto quando lo sembra, non lo è, non lo è. Intanto invece avete avuto una notte completamente diversa e così mi ritrovo molto più in sync che quando parlo di qualcosa che dovrebbe essere legato a quello che sto dicendo. Buona visione.